Il no dell'Italia alla carne sintetica, che poi chiamarla sintetica è anche sbagliato e dopo vediamo perché, la fa sembrare come una cosa pericolosa, una cosa di cui dobbiamo avere paura. Ma dal punto di vista scientifico, cosa possiamo dire a riguardo? So che molti di voi guardano Geopop anche regolarmente, ma molti di voi non sono iscritti al canale. Ragazzi, se vi iscrivete al canale Geopop ci date una grossa, grossissima mano. Grazie mille e torniamo a noi. Prodotti da laboratorio non garantiscono, a nostro avviso, qualità, non garantiscono benessere. Allora, facciamo un passo indietro. Un alimento viene definito sicuro dal punto di vista alimentare se è privo di contaminazioni fisiche, chimiche e microbiologiche, che quindi praticamente non comporta un rischio per la salute umana. Quindi ce lo possiamo mangiare senza troppi problemi. In questo momento, infatti, in qualsiasi supermercato, ogni alimento è considerato sicuro. Cioè, nessuno si è mai chiesto, ma se mangio questo pezzo di carne, starò male dopo? No, cioè, siamo tutti abbastanza tranquilli da questo punto di vista. Quindi dire in generale che questi alimenti sintetici non sono sicuri per la nostra salute non ha molto senso, dipende appunto da analisi chimiche, fisiche e microbiologiche che verranno effettuate dall'Autorità Europea per la Sicurezza Alimentare, l'EFSA. Se i risultati di questa analisi ci dicono che è sicura, allora potrà essere commercializzata, altrimenti no, non possiamo mangiare un alimento non sicuro. Ecco, questo ad esempio è quello che è successo in America con la Food and Drug Administration, che in pratica è la nostra EFSA, però in America, che prima di permettere la vendita della carne di pollo coltivata ha effettuato tutta una serie di analisi per la sicurezza alimentare e dopo aver visto che la carne rispetta i canoni di sicurezza hanno permesso la vendita. La carne sintetica è carne prodotta a partire dalle cellule e non da animali da allevamento. Quindi la principale differenza con la carne animale è il luogo in cui crescono le cellule. Noi su questo argomento in realtà abbiamo già fatto un video ad hoc che vi lasciamo in descrizione nei commenti, però per riassumere al massimo, quello che si fa per creare carne sintetica è prelevare delle cellule dall'animale senza ucciderlo. Queste cellule poi vengono fatte crescere e proliferare all'interno di appositi contenitori che si chiamano bioreattori e alla fine otteniamo un macinato di carne. Ma quindi, è corretto chiamarla carne sintetica? In realtà il termine sintetico è improprio dal punto di vista scientifico. In inglese, infatti, viene chiamata cultivated meat o cultured meat, quindi la traduzione corretta dovrebbe essere carne coltivata o carne di coltura. In effetti la carne sintetica vera e propria è impossibile da ottenere in laboratorio perché letteralmente dovremmo produrre delle cellule vive, quindi noi dovremmo creare la vita e noi non siamo in grado di farla questa cosa, noi possiamo semplicemente prendere delle cellule e farle crescere. Un paragone potrebbe essere l'albero, noi possiamo produrre un albero piantando il seme, ma quel seme lì non possiamo produrlo noi, dobbiamo semplicemente trovarlo in natura e piantarlo, ecco. L'unica cosa che possiamo fare quindi è prendere delle cellule già vive, farle crescere, come facciamo ad esempio con i batteri per produrre l'insulina, con il lievito per produrre la pizza, la birra, il vino, e come potremmo fare con le cellule animali per produrre la carne. Diciamo quindi che carne sintetica è una traduzione tecnicamente sbagliata, un po' errata, probabilmente anche un po' infelice, perché comunque nell'immaginario comune il termine sintetico ha un'accezione un po' negativa, ci viene in mente la plastica, ci viene in mente qualcosa di non naturale e quindi automaticamente le persone hanno un po' di paura. Tutto questo rientra nella chemofobia, cioè la paura della chimica, e la paura della chimica si ha quando non si conoscono bene determinati argomenti. Al momento la carne sintetica viene venduta solamente in due paesi, cioè Singapore e Stati Uniti. Ovviamente si tratta di un mercato di nicchia, non è che andate nel supermercato a Singapore e trovate un intero bancale di carne sintetica. Infatti chi la vuole provare di solito la compra o direttamente dal produttore o proprio in alcuni ristoranti che si occupano di questo tipo di carni. Attualmente il costo della carne sintetica ovviamente è un po' più alto rispetto a quello della carne normale, però è anche ragionevole pensare che più questo alimento si diffonderà e più i prezzi scenderanno. Ovviamente, come dicevamo, prima di essere messa sul mercato, la carne coltivata deve essere sottoposta a rigorosi controlli per accertarsi che sia sicura a livello alimentare. Dal punto di vista economico è estremamente complesso fare delle valutazioni precise, trattandosi poi di un prodotto che ancora deve essere immesso nel commercio e anche nei paesi dove è venduto, come vi dicevo, è un mercato di nicchia. Per avere un'idea però di quello che potrebbe accadere, prendiamo un report che è stato realizzato nel 2019 da una società di consulenza statunitense. Secondo le loro analisi, nel 2040, a livello globale, il mercato della carne sarà composto
composto al 40% da carne d'allevamento, al 35% da carne sintetica e al 25% da carne vegetale. Se prendiamo per buoni questi valori, è chiaro ovviamente come una fetta di chi lavora oggi nell'allevamento e in quella filiera si troverà a cambiare lavoro. In materia poi ci sono espressi molti esperti da tutto il mondo e la maggior parte però concorda sul fatto che ci sarà una transizione, è inevitabile, ma che essendo graduale potrebbe permettere di non creare grosse spaccature e che molti operatori del settore dell'allevamento potranno poi essere reinseriti in quello della carne sintetica. Anche perché poi ricordiamo che al momento tra i principali investitori di queste startup che producono carne sintetica ci sono proprio i colossi dell'industria della carne e lo fanno perché vogliono diversificare la loro produzione già da oggi. Dal punto di vista scientifico, per riuscire a capire se un prodotto è più impattante rispetto a un altro, è necessario confrontare tutti i dati a disposizione di tutto il ciclo di vita di uno e dell'altro prodotto, considerando tutte le risorse, tutta l'energia che servono per generare un certo quantitativo di quel prodotto. Ecco, questo processo è molto complicato farlo nel dettaglio, perché ci sono tantissimi contributi, tantissime variabili e quindi è tecnicamente difficile riuscire ad ottenere un risultato preciso. Premesso questo, il punto è che attualmente non ci sono impianti di produzione di carne sintetica, di carne coltivata su larga scala e di conseguenza ci mancano i dati per avere un confronto numerico chiaro con la carne convenzionale. Però in realtà in questo momento esistono degli studi preliminari, come ad esempio quello pubblicato dall'Università di Oxford, che stima che rispetto alla carne tradizionale la carne coltivata potrebbe consumare molta meno energia, tra il 7 e il 45% in meno, le emissioni di gas serra sarebbero inferiori del 78-96%, l'uso del suolo inferiore del 99% e il consumo di acqua inferiore dell'82-96% a seconda del tipo di carne. In più è molto interessante quello che dichiara uno dei ricercatori di questo studio, perché fa abbastanza riflettere e dice: non stiamo dicendo che potremmo o che vorremmo necessariamente sostituire la carne convenzionale con la sua controparte coltivata in questo momento. Tuttavia, la nostra ricerca mostra che la carne coltivata potrebbe essere parte della soluzione per nutrire la crescente popolazione e al tempo stesso ridurre le emissioni e risparmiare energia e acqua. In poche parole, la carne coltivata è potenzialmente un modo più efficace ed ecologico di portare la carne in tavola. Bene, siamo d'accordo che è una tematica molto delicata e che sicuramente non avremo risposto a tutte le vostre domande. Quello che potete fare però è scriverci se avete dei dubbi nei commenti, su Instagram, per mail e sicuramente saranno tutti ottimi spunti per fare degli approfondimenti. Noi invece ci vediamo per un prossimo video sempre qui su Geopop, le scienze nella vita di tutti i giorni.